Si occupa ancora dei veterani? No, non più. Perché no? Ho rinunciato per la malattia di mia moglie. Si è mai domandato come sarebbe stata la sua vita se non avesse incontrato sua moglie? Cioè, se sarei stato meglio senza di lei? Non intendevo stare meglio, non volevo dire questo. No, non fa niente, è una domanda importante. Perché avrai dei momenti difficili, ma ti faranno apprezzare le cose belle alle quali non prestavi attenzione. E non si rammarica dell'incontro con sua moglie? Perché? Per il dolore che provo adesso? Ho molto di cui rammaricarmi, ma non mi rammarico di un solo giorno insieme a lei. Quando ha saputo che lei era la donna giusta? Il 21 ottobre 1975. Ma Cristo santo, sa perfino la data. Oh sì? Era la sesta partita del World Series, la decisiva per i Red Sox. Sì, è vero. Io e i miei amici avevamo dormito tutta la notte sul marciapiede per prendere i biglietti. Avevate i biglietti? Sì, il giorno della partita eravamo seduti in un bar in attesa dell'inizio. Ed ecco che entra questa ragazza. Partita memorabile. Alla fine dell'ottavo inning, Carbo pareggiò 6-6. Arrivarono a 12 innings. Alla fine del dodicesimo toccò a Carlton Fisk, il vecchio bassotto. Va alla battuta, sai, assume la strana posizione. Sì, sì. E poi, bang! Un colpo che è una cannonata. Vola alta lungo la fascia sinistra. 35.000 persone scattano in piedi urlando alla palla, mentre lui, Fisk, sventola le braccia alla palla gridando... Sì, l'ho visto, supera, era così, così. Supera, supera! E poi la palla colpisce il palo. Oh, lui impazzisce e 35.000 tifosi invadono il campo, sai? Sì, e lui si fa strada a spintoni. Corre come un invasato gridando levatevi di mezzo, levatevi di mezzo! Non ci posso credere che avevi i biglietti per quella partita, cazzo! No. Lei ha invaso il campo? No, io non ho invaso il campo, io non c'ero. Cosa? No, io ero nel bar a bere con la mia futura moglie. Si è perso la battuta di Fisk il bassotto? Oh, sì. Per bere qualcosa con una tizia che neanche conosceva. Sì, ma avresti dovuto vederla, ti toglieva il fiato. Non me ne frega un tubo. Oh, no, illuminava il locale. Poteva entrare anche Elena di Troia nel locale, era la sesta partita. Oh mio Dio, e chi erano quei suoi amici del cazzo? Gliel'hanno lasciato fare. Non avevano scelte. Ma cosa gli ha detto? Ho fatto scivolare il mio biglietto sul tavolo e ho detto: spiacente amici, devo occuparmi di una ragazza. Devo occuparmi di una ragazza. Sì? Ha detto questo. Ho dovuto. E gliel'hanno lasciato fare. Oh, sì, hanno visto nei miei occhi che non scherzavo. Mi prende in giro? No, non ti prendo in giro, Will. È per questo che ora non parlo di una ragazza che ho visto in un bar 20 anni fa e di come mi rammarico sempre di non averla conosciuta. Non mi rammarico dei 18 anni di matrimonio con Nancy, né dei 6 anni in cui ho rinunciato all'assistentato perché stava male. E non mi rammarico degli ultimi anni in cui si è aggravata. E certo non mi rammarico di aver perso una partita. Lo rifarei. Wow. Sarebbe stato bello esserci, però. Non sapevo che avrebbe giocato così.